Inizio con una foto perché molto brevemente parlerò di quello che è il contenuto del progetto, anche se la parte più importante è probabilmente la metodologia nel mio caso. Io sono un'antropologa, insegno qua a Ca' Foscari da 4 anni e quello che voi vedete è l'archivio di una fabbrica in Paraguay, a Puerto Casado, una fabbrica che è stata che è andata avanti soprattutto con manodopera indigena per circa 100 anni e che è stata molto importante anche a livello internazionale per varie ragioni che adesso non vi spiegherò. L'idea di descrivere la storia della fabbrica è nata dal ritrovamento di questo archivio che è appunto abbandonato. La fabbrica oggi è occupata dagli ex lavoratori che hanno formato una cooperativa per rifarla funzionare in qualche modo. E quindi il progetto molto semplicemente si concentra sulla ricostruzione di questi 100 anni di storia di funzionamento di questa fabbrica, che è stata poi venduta alla Settamun, reclamata ed è tornata in mano della cooperativa di lavoratori. Io sono antropologa, vi ho detto, mi sembrava molto importante ricostruire questa storia proprio perché la popolazione indigena in America Latina, tutto quello che viene scritto anche a livello accademico ha più a che fare con questioni di rivendicazione di terra, tradizioni, rituali, mentre il fatto che una buona parte della popolazione indigena faccia funzionare le fabbriche tutt'oggi in America Latina è una cosa che di solito non si tiene in conto. Questo è stato per me la motivazione per scrivere il progetto, per in qualche modo portare all'attenzione pubblica il ruolo degli indigeni nello stato contemporaneo, possiamo dire. Per farlo però ho deciso di non fare una ricerca classica di antropologia, anche perché ha molto a che vedere con la storia orale. Infatti il mio supervisore qui a Ca' Foscari è un docente di storia orale, Alessandro Casellato, che è un giovane ricercatore dell'università. E ho deciso tuttavia qui vedete l'obiettivo generale che è quello che vi ho appena detto, ho deciso tuttavia di spingere in qualche modo sull'interdisciplinarità perché appunto considero questa ricerca importante non solo a livello accademico ma anche per sollevare una consapevolezza e dei dibattiti a livello della società civile. Per portare avanti la ricerca ho quindi deciso di fare due cose che di solito non si fanno in antropologia. La prima è quella di portare avanti la ricerca creando un blog e quindi un archivio partecipato con gli ex lavoratori della fabbrica che sono sparsi tra Paraguay e Argentina e usano molto internet, per cui sapevo in partenza che non sarebbe stato difficile, troppo difficile spero, lavorare su questo aspetto con loro e quindi portare avanti la ricerca attraverso questo blog in modo che anche loro potessero mettere informazione o guardare le interviste che io facevo ad altri, partecipare attivamente a questa ricostruzione della fabbrica, della storia della fabbrica. Il secondo aspetto è quello di non soltanto scrivere un libro, per cui scrivere cose che di solito leggono altri accademici all'interno dello stesso ambito disciplinare, ma io qua ho scritto una mostra, in realtà vedremo che non necessariamente una mostra, anche una esposizione site specifico, insomma, sarà da definire meglio che tipo di mostra esattamente fare in Paraguay, a New York e a Venezia, anche se probabilmente la priorità è quella in Paraguay, anche perché la mostra ha la funzione, diciamo, di coinvolgere le istituzioni, le autorità paraguayane per riconoscere nella capitale quello che avviene ai confini dello Stato. Questi sono i risultati che spero di ottenere, che sono appunto un archivio web, un archivio materiale della fabbrica, infatti vorrei almeno collaborare per
sistematizzare l'archivio che avete visto, una monografia, articoli e un film. Io ho una formazione sia come antropologa che come documentarista, quindi da questo punto di vista continuo qualcosa che ho già iniziato a fare. Sull'interdisciplinarità, adesso capirete meglio in che senso, vabbè, avete già capito, nel senso che fare una mostra, fare un blog non sono cose che di solito fanno gli antropologi, ma l'idea era quello appunto da un lato di uscire dalle porte dell'Accademia e portare la ricerca oltre i muri e i confini dell'Accademia, dall'altro di mostrare come la conoscenza sia il processo di costruzione della conoscenza sia qualcosa fatto non dal ricercatore da solo, ma dal ricercatore con altri soggetti attivi che possono essere gli ex lavoratori, le istituzioni. E qui viene la scelta dell'università, perché per poter fare quello che io volevo fare avevo bisogno di una università che già si occupasse di interdisciplinarità. E ho avuto occasione di conoscere dei docenti della New School, che è questa università che è a New York, un'università diciamo intrinsecamente interdisciplinare, nel senso che mette insieme sia le scienze umane, per cui ci sono scienziati politici, sociologi, antropologi, che artisti performativi, designer, urbanisti, architetti, e funziona soprattutto attraverso laboratori in cui queste diverse competenze collaborano. Io li ho visti in azione qui a Venezia, per cui avevo abbastanza chiaro il modo in cui lavoravano, soprattutto appunto per creare ponti tra cittadinanza e istituzioni, che era uno dei miei obiettivi nella ricerca. Prima di fare un dottorato, per cui prima di tornare diciamo nell'ambiente accademico, ho lavorato per vari anni nella cooperazione internazionale, e quindi anche per la mia biografia personale in qualche modo è un modo per mettere insieme le due cose, no? I due ambiti in cui ho lavorato, perché sono ambiti che rimangono abbastanza slegati, almeno lo sono rimasti nel mio caso. D'altra parte, in Italia ho cercato di lavorare in modo interdisciplinare senza veramente riuscirci appieno, diciamo, e quindi avevo bisogno, sicuramente in questo la New School è l'università perfetta, di un ambiente dove invece le persone avevano quello come obiettivo specifico, no? E quindi avevo anche pensato all'inizio di andare in un'università dove ci fossero professori molto bravi che si occupavano di questioni indigene, poi ho pensato che quello lo sapevo già fare da sola, e ho anche in qualche modo delle buone pubblicazioni, quindi ho dimostrato che quello lo sapevo fare da sola, avevo bisogno di qualcuno che invece mi aiutasse a fare il salto, no? Dal punto di vista della comunicazione e della metodologia di ricerca. Questi sono i corsi che io ho indicato che seguirò il primo anno, per cui il primo anno della mia ricerca sarà alla New School a New York. Farò corsi abbastanza tecnici per riuscire a mettere in piedi un sito web e a gestirlo, cosa che non ho mai fatto prima, per cui... E d'altra parte invece seguirò dei corsi per curare appunto delle mostre. Il primo in particolare mi sembra che parli abbastanza chiaramente di quelle che sono le linee guida della New School. Vabbè, in inglese, ma dice... si propone di andare oltre le mostre convenzionali all'interno di un cubo bianco verso progetti che creino piattaforme curatoriali da cui diffondere dibattiti civici, diciamo, su sociali, su temi rilevanti nel mondo, no? Per cui la scuola si propone attivamente di creare dei ponti tra l'accademia e la società civile. E poi il secondo corso sarà di nuovo su il design all'interno delle esposizioni, delle mostre.
Vabbè, questa è la foto finale di René Ramirez, che è stato uno dei principali leader mascoi, leader sindacali all'interno della fabbrica di Porto Cassado, che è anche mio compadre, sarà sicuramente un punto di riferimento quando torno in Paraguay. Niente, solo per concludere, allora volevo sottolineare come nel mio caso è stato... Ho davvero cercato di non pormi dei limiti, ma di chiedere il più possibile al progetto per fare cose che, per acquisire competenze che appunto non appartengono alla mia disciplina, perché ripeto, di solito gli antropologi non fanno mostre e non fanno siti web, e lavorando, avendo già provato a lavorare in contesti interdisciplinari, mi sono accorta come determinate competenze tecniche sono indispensabili all'antropologo, perché nel momento in cui io delego ad altri determinati aspetti tecnici, comunque non gli sto delegando soltanto aspetti tecnici, finisco per delegare anche delle parti di contenuto. E quindi era importante per me riuscire anche a dominare quegli aspetti tecnici che mi avrebbero permesso di portare avanti la ricerca come volevo io. E qui a Venezia anche in realtà appunto il mio supervisore non è un antropologo ma è uno storico orale, perché appunto mi ricostruire i 100 anni di storia, anche se ha delle implicazioni sulla questione presente dei lavoratori, è una ricerca, diciamo, di storia orale. Grazie Valentina. Io terrei le domande per dopo e darei la parola a Diego in modo che poi vi possiate sfogare. Immagino che questa presentazione abbia suscitato parecchia curiosità, anche perché, come dire, noi facendo questo mestiere abbiamo imparato che non dobbiamo stupirci quasi di niente, però questo è un progetto veramente fuori dal comune, nel senso che non capita spesso di vedere tutte queste cose in un unico progetto, quindi complimenti ancora. Do la parola a Diego Calaon, anche lui vincitore, ve l'avevo detto prima, di quella che oggi si chiamerebbe Global Fellowship, all'epoca si chiamava IOF, ma insomma, la sostanza non cambia. Grazie. Grazie intanto per l'invito, e ne approfitto per ringraziare ufficialmente lo staff dell'ufficio ricerca, non solo nelle parti di presentazione del progetto, dove io forse avevo un po' peccato, lo dico, avevo lavorato più forse con i colleghi americani, ma anche nelle fasi successive. Grazie veramente. Il progetto che ho presentato ha questo titolo, The Voices of Venice, An Anthropological Perspective on the Making of Medieval Europe. In realtà un titolo appunto molto complesso, che poi va a guardare, si diceva forse qualcosa di semplice. Io sono un archeologo post-classico, e vorrei lavorare su una serie di dati che ho già acquisito in questi anni e su altri che sto acquisendo tramite uno scavo che dirigo da... Scusami se ti interrompo, sì. Archeologo post-classico vuol dire medievale? Sì, ma anche moderno, però nel senso che io mi occupo non anche... Non nel senso che scavi con metodi diversi da quelli classici, cioè, ti occupi di un periodo diverso da quello romano. Nel senso, questo è anche un problema a proposito di multidisciplinarità. In Italia abbiamo questa distinzione cronologica delle discipline archeologiche, quindi io sarei tecnicamente un archeologo medievista. In realtà negli ultimi anni mi sono occupato di progetti internazionali nell'Oceano Indiano, facendo l'archeologo dell'età contemporanea, cioè scavando contesti che vanno a partire dal 1780-1790 in poi. Questo già la dice lunga sulla difficoltà di far combaciare le linee dell'Accademia italiana con quella che è la ricerca internazionale, dove io sarei solo un archeologo tout court, punto. Ma su questo ci ritorno, perché è stato anche uno dei punti sul training. L'oggetto appunto della ricerca è il momento, le lagune di Venezia, in particolare l'isola di Torcello, quindi un progetto assolutamente veneziano, nel suo momento di formazione come insediamento, quindi il mito delle origini di Venezia, in una prospettiva antropologica ed ecologica. Valentina non vuole più fare l'antropologa e io da archeologo voglio fare l'antropologo.
L'istituzione scelta come per l'outgoing phases è l'Università di Stanford e il Dipartimento di Antropologia. Naturalmente il returning phases è qui. Dico subito anch'io una cosa importante sui tutor che mi seguiranno in questo progetto. Il tutor scientifico a Stanford è un archeozoologo, quindi uno che si occupa di archeologia dell'ambiente, un giovane professore, Krish Sita, e qui mi seguirà un'archeometra, quindi una scienziata dell'archeologia, non un'archeologa, per andare incontro ad altre mie esigenze formative, che quindi anch'io, un po' come ha detto Valentina, mi considero ormai un archeologo che sa fare il suo mestiere, i capelli bianchi ormai lo indicano, quindi non ho forse più bisogno di un archeologo, ma ho bisogno di essere seguito su altre discipline, e ci arrivo subito, che sono quelle che ci servono per valutare una serie di parametri fisici sul campo. Questo è il modo, prima avete visto il titolo complesso, questo in realtà è il titolo che io uso con gli amici per definire la mia ricerca, cioè studio Venezia, le origini di Venezia, da Ca' Foscari a Stanford, senza passare per Attila. Attila lo uso sempre come, identificazione di quello che è il mito delle origini di Venezia. Vi dico solo due parole, però questo vi dà, vi può forse aiutare a capire qual è il grado di interdisciplinarità che io ho voluto inserire nel progetto. Attila un po' rappresenta miticamente quelle che sono le origini raccontate per Venezia. Tutti noi l'abbiamo imparato sui nostri libri di scuola elementari, se andiamo in un sito internet del comune di Venezia o su Wikipedia e andiamo a vedere come è nata Venezia, più o meno il racconto ci dirà che c'erano dei barbari. Prendete Attila, prendete il re dei Longobardi, prendete il barbaro che preferite, basta che sia brutto e cattivo, che distrugge le città dell'entroterra padano, e i nobili romani sono costretti a rifugiarsi in un luogo brutto, umido, assolutamente come dire, il più lontano possibile a un luogo buono per diventare una buona città che sorgerà e su cui poi sorgerà Venezia. In realtà anni e anni di archeologia vedono che questo mito, che è incrostato, e non vi sto a spiegare come e perché, perché poi è diventato anche un qualcosa di politico nella storia dello Stato veneziano, questo mito abbia influenzato tantissimo non solo la costruzione di una koinè culturale di noi veneziani, che ci immaginiamo in qualche modo così, ma abbia influenzato anche gli studi stessi su Venezia, per cui è difficile anche per gli stessi archeologi interpretare senza il peso di questo mito i dati che fisicamente escono dal terreno. Quindi la mia proposta nel progetto era appunto di avere un altro approccio geografico, antropologico e soprattutto ecologico, questa è un po' la parola chiave, quindi rimettere i vecchi dati e i nuovi scavi che sto dirigendo in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Ambientali in questo momento a Torcello, in una nuova ottica che riconsideri le origini di Venezia anche eliminando uno dei parametri fondamentali della ricerca archeologica, che è la cronologia. Io l'ho messo fin dalle prime parti del progetto dicendo: io vorrò studiare questo processo non soffermandomi sugli aspetti cronologici. Un archeologo fa storia, dire questa cosa credo che insomma fa insospettire molto. L'idea però è proprio quella, è quella di valutare l'ambiente, l'acqua e tutti gli ambienti e tutti gli elementi legati all'acqua, quindi il legno e il modo di vivere nell'acqua, come un elemento fondante per la formazione di un insediamento che vada contro quella che è la storia che vedete nell'immagine alle mie spalle, che è quella dell'abbandono delle città romane per rifugiarsi in un ambiente inospitale che sono le isole, che poi diventano Venezia. L'idea è banalissima, si tratta di prendere quello che gli archeologi fanno, gli antropologi poi fanno per le epoche pre-storiche, dove valutano il rapporto uomo-ambiente in un insieme di legami complessi che vanno a creare delle società molto complesse, e lì vanno a studiare
come questa questo legame reciproco, proprio questa influenza reciproca va a formare le forme sociali. Non vi sto a spiegare quelle che sono le mie idee sulla formazione di Venezia, ma in due parole, giusto per darvi un'idea della ricerca su quello che andremo, tenteremo di spiegare, è che gli abitati su queste isole hanno una lunghissima origine, quindi siamo su un processo di continuità, le guerre c'entrano nulla, praticamente nulla, se non a cambiare i nomi dei luoghi, e i movimenti di persone sono legati da fenomeni economici, in prima battuta, ma soprattutto a fenomeni di spostamenti di masse umane. Gli schiavi che proprietari o gestori di grandi proprietà fondiarie spostano in queste lagune per fare delle attività economiche precise, che possono essere la salinatura, costruire barche, eccetera, eccetera, vanno divisi in ogni sito, ma quello che è interessante è che queste masse umane acquisiscono nel luogo delle specificità produttive, ma soprattutto di adattamento al luogo, che fanno sì che diventano dei bravissimi navigatori e così via. Questo proprio tentando di riassumere l'idea di fondo del progetto. Un'idea del fondo del progetto che ha quindi, ecco, ritornando proprio alla proposta Marie Curie valutata, si indirizzava a Stanford non tanto per le sue eccellenze che ci sono. Stanford è uno degli atenei, credo, insomma, ci sono diverse statistiche, insomma, tra i primi al mondo, e il Dipartimento di Antropologia e il Centro di Archeologia è assolutamente all'avanguardia. Ian Oder è uno dei più grandi archeologi e teorici dell'archeologia che esista, ma io non ho chiesto di lavorare in quel dipartimento, ma ho chiesto di lavorare su suggerimento del mio referente americano al Wood Institute, che è un istituto che fa ecologia. Quindi non solo, ecco quello che si diceva sulla scelta dell'istituzione, ho visto che i valutatori hanno molto apprezzato questa multidisciplinarità che poteva, come dire, l'eccellenza del Dipartimento di Archeologia era ovvia ed era facilmente dimostrabile, però era quasi troppo ovvia forse, perché io da Venezia devo andare negli Stati Uniti per riconsiderare questo sistema, perché io ho bisogno di un training sulle discipline ecologiche che per definizione sono multidisciplinari, perché significa che io devo avere nozioni ambientali da un punto di vista, nozioni di gestione dell'ambiente, di percezione dell'ambiente, quindi antropologiche applicate alla storia. Quindi poi da archeologo devo saper trovare nel terreno, tra gli strati, quegli elementi che mi permettono di misurare la percezione dell'ambiente. Il tutto un po' complicato, vediamo se ci riusciamo. Velocemente vi indico alcune cose su cui insomma, mi è sembrato che il progetto mi sia costata più difficoltà, ma sia insomma, mi fa piacere sottolinearlo, sono i punti dove credo che con la collaborazione appunto con le due università con cui ho lavorato, sia Ca' Foscari sia Stanford, poi ci sono stati i risultati, insomma, che mi hanno permesso di vedere questo progetto approvato. Devo dire che la parte di ricerca appunto era scritta prima del progetto, è stata riscritta almeno 4 volte, quindi non spaventatevi, se lo dico, di dover rifarlo e riscriverlo. E tenere bene in mente questa dicotomia tra innovazione del progetto ma anche lo stato dell'arte. Lo si è detto prima, io ho più volte detto nel progetto che la mia formazione qui in Italia o comunque in un ambiente mediterraneo di archeologi non avrebbe mai potuto uscire da questo sistema classico cronologico di definizione di pacchetti chiusi e poco interdisciplinari. Chiaramente è importantissima la metodologia e l'impianto teorico, ma anche la credibilità, per cui avete visto un titolo molto ampio sulla nascita di una nuova Europa, però poi io andrò a guardare dei dati che vengono da un certo numero di scavi elencati nel progetto e da un nuovo scavo, quello di Torcello. Per quanto riguarda il training, avevo inserito questo grafico nel progetto che dimostrava, cioè tentava di riassumere, questo è un grafico che mi è stato istituito da
Mi è stato, scusate, suggerito da Chris Sita, il mio referente americano, dove abbiamo tentato di mettere quelle che sono le conoscenze e le modalità che io ho con un approccio archeologico di tipo tradizionale, ma assolutamente di alto livello, di conoscere il problema delle origini di Venezia usando gli strumenti tradizionali, la topografia, l'uso del suolo, la distribuzione degli insediamenti, il paesaggio, gli indicatori di mercato, gli indicatori economici, eccetera. Quindi con un approccio archeologico anche complesso, considerando un sacco di indicatori. E abbiamo tentato di vedere quali possono essere i risultati, gli outcome, inserendo una serie di elementi che arrivano da una formazione antropologica ed ecologica, che quindi riguardino all'ecologia, all'uso dell'acqua, all'assicurarsi il legno per costruire case, barche, canali, eccetera, la percezione dell'uso del suolo, eccetera, eccetera. Come vedete, come il quadro è molto più complesso. Tutto il progetto si è basato da queste cinque domande riscritte mille volte, ve ne ho dato una versione in italiano, però poi sono finite anche nel progetto, che hanno servito sia per definire gli obiettivi, ma anche per definire le metodologie. E questo forse era quello che poi è stato appunto messo all'inizio del progetto, quello per ringraziarsi chi leggeva una cosa del genere, anche abbastanza complessa da un punto di vista teorico e metodologico, dire che cos'è l'archeologia post-processuale, la percezione del passato, eccetera, per uno che non si occupa di queste cose può essere anche un po' noioso. Ho messo questa diapositiva per tentare di spiegare in un'immagine che cosa intendo io per approccio ecologico al passato. Questo è uno scavo di Comacchio a cui ho partecipato come responsabile di cantiere con un professore di archeologia con cui mi sono formato qui a Venezia, Sauro Gelichi. Vi dà una parte del porto di Comacchio, e solo 16 metri quadrati a fronte di più di 75.000 metri quadrati di porto scavato. Ho calcolato che per fare, in quest'area noi abbiamo trovato 25 grandi alberi abbattuti, per fare tutto il porto bisogna calcolarne 120.000 alberi. Se ammettiamo, come da altri indicatori, il porto è frutto di un'operazione unitaria, fatto ad esempio costruito nell'arco di un anno, significa che una comunità come quella di Comacchio, assolutamente simile a quella di Torcello che andiamo a studiare, ha abbattuto e lavorato 320 alberi al giorno. Quindi ecco, sono dei calcoli che spesso noi archeologi non facciamo, ma l'aspetto ecologico proprio di percezione dell'uso del territorio è assolutamente fondante nella definizione dei meccanismi abitativi del passato. La stessa cosa si può fare per la determinazione dei numeri degli abitati all'interno dei pochi spazi calpestabili. Vedete nello sfondo della diapositiva un'immagine archivistica delle isole di Murano, Burano e Torcello, su cui stiamo lavorando, sui numeri effettivi dell'abitato, al di là della leggenda e della storia, fatti proprio su base ecologica e ambientale. Vorrei chiudere con il diagramma inserito nel mio progetto per quanto riguarda la progettazione, che è il work plan, il chart di cui si parlava prima. L'ho inserito perché in questo caso, ne parlavo ieri al telefono anche con Dario Pellizzon, sulla carta l'idea di studiare Venezia, di lavorare a Venezia, di scavare a Venezia e di andare a studiare negli Stati Uniti è un po', come dire, rischiosa. E l'importante è giustificarla bene, io credo. Infatti ho visto che mi è stato riconosciuto, nel senso che io ho detto: bene, io negli Stati Uniti vado a fare formazione, vado a formarmi come antropologo e come ecologo, non c'è neanche la formazione, ma ritorno, e l'ho indicato quando e come, sono la parte verde in basso, a Venezia a scavare e a fare le parti di outreach activity, quindi le parti di public engagement legate alla ricerca. Credo che anche questo, devo dire ancora una volta, seguendo il modello in maniera, mi ha aiutato a definire un progetto che spero, insomma, sia veramente eseguibile fino in fondo. Per quanto riguarda le outreach activity, anche qui la multidisciplinarità va anche nel modo di raccontare questi risultati, che appunto non sono stati previsti delle
pubblicazioni di tipo tradizionali, ma gli scavi stessi sono progettati come aperti al pubblico e con un sistema attraverso di archeologia partecipata, quindi il pubblico partecipa allo scavo, ma non solo, partecipa anche al finanziamento dello scavo pagando un biglietto, quindi c'è anche un sistema di utilizzo virtuoso dei beni che si vanno a studiare e valorizzare. La narrazione, il racconto, la narrazione teatrale come sistemi di racconto invece che la scrittura, quindi passare all'oralità, quindi opponiamo al mito che aleggia sulla storia di Venezia attraverso canzoni, incrostazioni storiche, eccetera, che dicevamo prima, una narrazione. News from the Trench, la parte finale che ho inserito nel progetto, che è quella proprio di una trasmissione radio, che ha poi il suo pandan su Facebook e su Twitter, che è una sorta di monitoraggio dello scavo in diretta, fatta con due comici, e quindi proprio lo stravolgimento completo della narrazione paludata della storia, in cui si lavora su un altro target di persone, sicuramente non ci rivolgiamo ai professori universitari. Queste sono cose che sono già state dette molte volte oggi, quindi cioè sulle riletture del progetto, essere rischiosi e chiari credo che sia importante. Ecco, sulle riletture del progetto devo dire che per me è stata fondamentale questa rilettura da non archeologi. Una collega americana che si occupa di tutt'altro, un economista, gli ho mandato il progetto, 5 minuti dopo mi manda una mail, mi dice: scusa, che cos'è Altino? Che io avevo Altino, la città romana base di questa cosa, e io non l'avevo mai spiegato, quindi è chiaro che lo stesso problema che ha avuto lei lo potrebbe avere qualsiasi altro storico danese, quindi ecco, fondamentale questa cosa, almeno per me lo è stato. E poi questa idea instillatami sempre dai miei colleghi americani, continuavano a dire: ma pensa perché dovrebbero, la comunità europea dovrebbe darti tutte queste migliaia di euro per fare le tue attività. Ed è vero che avere ben presente questa cosa aiuta a andare fuori dal primo progetto che io avevo scritto, che era un progetto molto più tradizionale, perché, come dire, andava a soddisfare dei criteri accademici, andava a soddisfare dei criteri su cui come dire, la comunità di archeologi avrebbe detto: sì, stai facendo un progetto che funziona, hai guardato questi indicatori, hai guardato questi altri, però è vero che bisogna un po' uscire da questi sistemi. Vi lascio con questa immagine che è meno poetica, ma vi fa vedere in realtà di cosa mi occupo, insomma, buche, fango, qualche osso, qualche pietra. Grazie. Scusate, mi sono solo dimenticata di dire una cosa, che io andrò in Paraguay naturalmente per fare la ricerca. Il secondo anno, i primi 6 mesi sarò in Paraguay, poi tornerò a New York per mettere in piedi l'installazione, mostra, quello che sia, e poi tornerò di nuovo in Paraguay e poi tornerò a Venezia. Grazie. Immagino che la quantità di domande sia notevole. Io ne ho una, come dire, molto basica per entrambi, cioè vorrei capire. Ok, l'idea spaziale di andare a San Francisco per studiare Torcello e andare a New York per studiare il Paraguay, ma e da qui a dire faccio una domanda a Marie Curie a Bruxelles, quindi come vi è venuto in mente e com'è andata, cioè quanto ci avete messo, che tipo di supporto avete avuto anche da parte soprattutto del supervisor in America in questo caso? Beh, ecco, l'idea appunto di Stanford intanto è nata per la scuola di archeologia teorica che c'è lì, di post-processualismo americano, che è il massimo. Direi che è nata così. Chi non conosce il post-processualismo americano? Adesso appunto lo so, però vabbè, tra gli addetti ai lavori. Io sentivo la necessità, l'ho anche scritto in maniera abbastanza chiara nel progetto. Io sono abbastanza atipico come archeologo in Italia, nel senso che per una situazione normalissima italiana, dove non ci sono fondi
per la ricerca. Tra l'altro l'archeologia è una, tra le scienze umane, una di quelle più costose, perché è una cosa che si fa sul campo, per cui c'è bisogno di gente, di uomini, di macchinari, spostamento di terra, eccetera. Ho collaborato con istituzioni straniere, ecco, su questo ci tengo a dirlo, che mi hanno, prima con l'Università di Cambridge, poi l'UCLAND, sempre in UK, e poi con l'UNESCO, e soprattutto l'UNESCO Sudafrica, Indian Ocean, che mi hanno instillato questa idea che forse l'unica cosa era uscire dagli ambiti nazionali. Proprio sulla, sulla proposta precisa, l'idea si era costruita nel tempo, e l'idea era quella di, come dire, di presentare una proposta che uscisse dagli ambiti accademici archeologici. Devo dire che qui veramente il gruppo di supporto di Stanford, che mi ha seguito sulla redazione della domanda, me l'ha completamente cambiata. Appunto, la mia prima domanda era un, insomma, spero, un decente, non vorrei dire buono, un decente progetto di archeologia post classica sulle origini di Venezia applicato a Torcello, e sostanzialmente il loro aiuto è stato quello di dire: no, cioè, se vuoi fare qualcosa di interessante con noi devi completamente cambiare prospettiva, devi pensare alla tua formazione in un altro modo. Ecco, quindi il rapporto lungo, e qui vengo ai tempi, di almeno un anno di gestazione di questa idea, che è avvenuta attraverso email, contatti, io collaboro con qualcuno di loro, ho avuto degli studenti americani di Stanford in un mio scavo nell'Oceano Indiano, quindi questo mi ha, come dire, fatto pian piano creare l'idea. Ecco, non è stato immediato, questo lo devo dire. Poi anche la scrittura, appunto, ha avuto un tempo un po' lungo, perché il tempo di revisione non è che riceve 10 paginate di testo e se le rilegge tutto, quindi c'è stato un po' un tempo, insomma, di scambi. Direi qualche mese, per darvi solo sulla scrittura, 4 mesi, così. Non facendo solo quello, naturalmente, però. Allora, nel mio caso l'idea di scrivere la Marie Curie mi è venuta perché un compagno di dottorato, io ho studiato a Manchester, aveva fatto la Marie Curie e il secondo anno l'ha vinta, e quindi mi ha detto: perché non ci provi anche tu? Ah sì, molto semplicemente. Il contatto con la New School è venuto perché io da ormai 2 o 3 anni collaboro con urbanisti, e ho conosciuto un docente in particolare che sarà il mio supervisore a New York, che è Brian McGrath. L'ho conosciuto facendo dei workshop qui a Venezia, abbiamo lavorato insieme e abbiamo lavorato molto bene, mi piace molto la sua sensibilità, anche se lui è appunto un architetto che si occupa di Bangkok, per cui quanto di più lontano da quello che ho fatto io finora potesse esistere. Forse il fatto di aver già lavorato insieme e di vedere che siamo in sintonia su molte cose mi ha convinto a chiedere lui come supervisor a New York, e questa è stata la ragione fondamentale. Però sì, per diciamo 2 anni consecutivi ho fatto dei workshop con lui, e l'idea in realtà di mettere la New School è venuta dopo, appunto. Dopo, all'inizio ho già preso contatto con un professore in Canada che si occupava dei miei stessi temi, e poi stavo parlando una volta con Brian quest'estate, stavo già, era a 2 mesi dalla consegna della Marie Curie, e ho avuto l'illuminazione e ho detto: ma no, perché devo andare in Canada, io voglio farla con te. Allora gliel'ho chiesto, lui mi ha detto, un'altra cosa che non ho detto è che la New School ha un osservatorio latinoamericano, per cui si occupa di costruire ponti e progetti tra Stati Uniti e America Latina, e quindi Brian mi ha già ufficialmente presentato all'interno dell'osservatorio latinoamericano, e avrò modo di partecipare alle loro attività per un anno. Quindi, insomma, diciamo, l'America Latina è comunque presente in qualche modo anche a New York. Grazie. Mani alzate in sala, una di qua. E il progetto del Paraguay, la ricaduta europea, la valenza europea del lavoro su Paraguay. Sì. Beh, da un lato, dal punto di vista metodologico, no? Il fatto di appunto poter sperimentare liberamente con pratiche interdisciplinari
che vengono, almeno la mia impressione, conoscendo la New School, è che siano già portate avanti da un po' di tempo, almeno alla New School, e che abbiano dato luogo anche a progetti di successo, no? E quindi imparare una metodologia e importarla in qualche modo in Europa. Io ho collaborato con lo UAV, per cui per me, chiaro, io sono di Ca' Foscari e sto presentando il progetto con Ca' Foscari, però vorrei cercare di stimolare le collaborazioni. L'ho già provato a fare facendo micro laboratori, ma collaborazioni anche tra UAV e Ca' Foscari. Quindi dal punto di vista della metodologia, la ricaduta sul territorio è quella di portare appunto delle metodologie di ricerca che non sono così impulsate, diciamo, in questo momento. E poi la questione comunque delle, perché la ricerca è su una fabbrica, la storia di una fabbrica e diciamo la storia di un gruppo di lavoratori che si è riappropriato della fabbrica e sta cercando di fare qualcosa, insomma, di farla rifunzionare o comunque fare un museo, insomma, adesso vedremo come andrà in futuro, però la questione delle fabbriche chiuse e di, in qualche modo, comunità che si sono di lavoratori che si sono formati intorno alle fabbriche non è una questione completamente aliena anche all'Europa. Mentre prendete il coraggio per alzare le altre mani, vorrei rassicurare il pubblico in sala che si possono fare anche progetti un pochetto più coi piedi per terra, ecco, cioè non immaginatevi di studiare la Terra dalla stazione spaziale orbitante con la Marie Curie, cioè si può anche avere in mente un percorso più lineare, non è obbligatorio, ecco. Questi due casi sono emblematici invece di quanta fantasia ci si può mettere, ecco. Certo. Se posso aggiungere solamente, proprio intanto i complimenti davvero, perché insomma onestamente in questi sei anni ne ho visti davvero tanti di progetti, e quello che mi ha colpito di questo, e credo che siano davvero stati punti vincenti, la interdisciplinarietà proprio e anche il modo in cui sono state illustrate le presentazioni, secondo me dimostrano anche un'attenzione particolare alla capacità di saper comunicare quello che si intende fare, per cui diciamo, secondo me non è un caso che le presentazioni di oggi fossero interessanti, cioè è un modo di essere di certe persone, di certi ricercatori, quindi di saper fare il proprio lavoro ma anche di saperlo comunicare. L'interdisciplinarietà poi secondo me è un'altra chiave vincente di questi due progetti. Anch'io quando ho iniziato l'intervento da valutatore, la prima cosa, domanda, mi sono fatto la domanda del pubblico, cioè l'impatto per l'Europa, ma poi giustamente mi sono risposto da solo ed era esattamente la risposta che ha dato lei, cioè intanto riportare alla fine a casa, perché l'obiettivo dell'Unione Europea è di farla rientrare con delle competenze arricchite in termini metodologici e poi anche quindi nuove competenze, nuove expertise, e poi questi contesti, questo, diciamo, questo tipo di studio potrebbe essere applicato eventualmente anche a contesti similari che si stanno verificando in Europa. E per altro elemento, per quanto riguarda invece il discorso del collega, quello che mi ha colpito lì invece è in particolar modo la capacità di giustificare certe scelte che si sarebbero potute fare delle scelte ben più ovvie, invece aver avuto la capacità di giustificarle adeguatamente nel testo, cioè certe scelte in termini di sede, certe scelte in termini di dipartimento all'interno della host institution. Cui, insomma, secondo me veramente, ecco, volevo dare più che altro i complimenti e semplicemente non credo che sia stato un discorso di fortuna, ma proprio di, insomma, di capacità di comunicare tutto questo. No. Altre domande vi abbiamo steso con queste due presentazioni? Con quelle prima? Queste sicuramente no. C'è una domanda. Okay. Ciao e complimenti.
dovuti sia ai due vincitori che all'organizzazione della giornata, che fino adesso è stata utile anche oltre le aspettative. Una domanda per voi due vincitori. In fase di stesura del progetto, l'oggetto dell'osservazione veniva già riportato all'interno della narrativa, oppure c'era, diciamo, un tema più ampio che voi volevate sul quale volevate ragionare? Immagino, non so, la fabbrica in Paraguay, c'era già questo oggetto ben preciso di analisi, o l'analisi era su un tema più ampio, come può essere quello della riappropriazione di un'attività cessata da parte di stakeholder, in questo caso la comunità di cui stavi parlando? Ecco, che il grado di dettaglio quindi della proposta rispetto al fenomeno poi da voi osservato in fase di redazione della proposta? Questa è un po' la mia domanda. Grazie. Sì, vabbè, nel mio caso io avevo deciso che volevo scrivere la storia di questa fabbrica finito il dottorato, quindi questo è stato il mio... vabbè, ho avuto una bambina, per cui per un po' di tempo non mi sono potuta spostare molto, però avevo deciso che appena avrei ricominciato a fare ricerca mi sarei occupata di questa fabbrica. Ora è un po' lungo spiegarvi perché, però quello ce l'avevo chiaro in testa. La metodologia è la cosa che è arrivata dopo, no? Però che cosa io volevo fare ce l'avevo chiaro. Nel caso... si può definire l'oggetto della mia ricerca il problema delle origini di Venezia o della genesi di Venezia. È chiaro che era già sul tavolo, nel senso che è uno dei temi più dibattuti della storiografia mondiale, ma questo davvero. E lì era proprio quello l'oggetto della ricerca, poiché è talmente dibattuto e non se ne va fuori, e 30 anni di archeologia dicono il contrario di quello che dicono gli storici, poi ci sono tutti i problemi che vi risparmio di interpretazione di quello che si dice, cioè con una mano presento i risultati degli scavi archeologici, ad esempio dico questi siti sono lì da almeno 2-3 secoli prima delle invasioni barbariche, eccetera eccetera, però poi con l'altra, quando scrivo di questi siti, dico sì, però questi siti sono caratterizzati da questo ambiente infelice nell'acqua, nella laguna, sempre questa idea del rifugio, eccetera, come dire, c'è qualcosa di preconcetto. Ecco, l'oggetto quindi della mia ricerca era proprio la destrutturazione, ed è stato subito presente, forse troppo, non lo so, però ecco, direi di sì, che era presente da prima e ha guidato, anzi, proprio per tentare di rispondere a questo oggetto. Forse ci sono io. Sì, la mia domanda riguarda le modalità di diffusione dei dati, diciamo in maniera non accademica, penso in particolare alla mostra, alla trasmissione radio. Volevo capire quanto queste sono state dettagliate nei vostri progetti e per esempio se vanno messi a budget, cioè era molto chiaro chi finanzierà gli eventuali pannelli della mostra o i comici che terranno la trasmissione radiofonica. Inizio io. Sì, in parte erano dettagliati, perché ad esempio per quanto riguarda lo scavo, tutto il discorso delle visite guidate eccetera, ho messo in campo quelle che erano già le risorse disponibili e quelle anche le strategie che insieme avremmo percorso per tentare di agglutinare ancora più risorse per far diventare questa cosa più grande. Non so se questo poi sia stato un elemento di valutazione positiva, nel senso che io dicevo chiaramente, come dire, io fino adesso ho questo, però se ho la possibilità di non dover più pensare a come vivere, l'ho più o meno detta così, e posso occuparmi solo di questo progetto, io poi cercherò altri soldi per questo tipo di attività. E per quanto riguarda la stazione radio, ecco, lì il budget non c'era, però è stato dettagliato, cioè ho indicato chi sono i nomi, chi sono le persone e quali erano a grandi linee negli spazi, adesso non so, erano 1 o 2 pagine su questa parte, non è quindi molto, molto lunga, però le ho elencate. Quasi assurdamente hanno più un dettaglio queste che dei dettagli, cioè io non ho parlato, ad esempio, ho dato per scontato come si fa ricerca archeologica, cioè ho sperato che il mio curriculum parlasse da solo, come dire, visto che io ho diretto questi scavi, ho partecipato come responsabile di cantieri in quest'altri, sotto la direzione di illustrissimi archeologi, speravo che il mio curriculum parlasse da solo, come dire, non è che vi devo raccontare come farò lo scavo, cioè
sappiatelo che lo faccio, spero, bene. Sì, nel mio caso non è stato dettagliato proprio perché è quello che io vado a imparare a New York, come si organizza una mostra, quali sono le varie possibilità dentro o fuori dai musei, temporanea o non temporanea, come si costruisce un archivio, sono tutte cose che io devo imparare, quindi necessariamente non potevo dettagliarle. Il budget non c'è, ma parlando anche con Brian, loro lavorano molto con non so come chiama, comunità di base, fa molto teologia della liberazione, ma con le comunità, diciamo, anche più marginalizzate nelle società, per cui sarà sicuramente una cosa con un budget molto ristretto e il massimo della efficienza. Se la domanda era, avete messo quanto, qual è il costo orario del comico che fa la trasmissione? No, assolutamente no. Cioè, è il budget dell'azione Marie Curie è sostanzialmente un forfè. Cioè, tot mesi in quel posto uguale tot denaro, fine. Quindi da questo punto di vista per noi è il programma più bello che ci sia. Io ho una domanda per quanto riguarda la ricerca sulle origini di Venezia. Nel pianificare i 2 anni all'estero e 1 anno a Venezia, per quanto riguarda i 2 anni all'estero, hai paventato l'ipotesi di tornare ogni tot in Italia per continuare le ricerche sul campo? Perché insomma, lavorando su Venezia... Cioè, assolutamente sì. Ma come l'hai strutturata? Perché sì, io... ho fatto coincidere il mio training con l'anno accademico americano. Quindi i mesi invernali, a partire dall'autunno fino alla primavera, sono legati al training lì, che prevede, questo non l'ho detto, però è stato anche abbastanza dettagliato, cioè i corsi che intendo seguire, i professori con cui intendo fare dei seminari, ma anche le cose che io voglio offrire come lecture, seminari, proprio per entrare in una... uno degli obiettivi era anche, per quanto mi riguarda, che io ho una formazione prettamente europea e per quanto riguarda l'internazionalizzazione, io ho lavorato con la Francia, quindi parlo francese, ho lavorato sempre in Francia, quindi era anche proprio un'anglosassizzazione, si può dire, bruttissima, del mio modo di lavorare, di insegnare. E ho previsto tutte le estati al rientro, e sono state accettate, cioè io ho detto nei 2 anni. Tu sei in California e vieni a fare l'estate qua? Ma c'è l'estate tutti gli anni. E le estati, appunto 2 mesi ogni estate, sono previsti per il rientro e per fare lo scavo, per riportare. Tra l'altro, sempre appunto si mettono in termini di progetto, però la disponibilità mi è stata data dal Dipartimento di Antropologia, il personale sullo scavo in massima parte, per quanto è possibile, sarà degli studenti americani che vengono, siccome Venezia ha questo appeal, obiettivamente, insomma non è l'ultimo posto dove uno vorrebbe andare a scavare, anche se si tratta di Torcello, questo sistema di cambiamento di metodo anche nel momento di scavo, io vorrei farlo tentando anche di dirigere l'attività di scavo non con personale classico italiano, ma anche appunto con personale americano, così da costringermi a dover pensare la strutturazione dello scavo di ricerca nei termini di uno scavo fatto da un dipartimento di antropologia californiano, appunto legato a un oggetto assolutamente veneziano. Quindi proprio questi periodi sono stati previsti in termini di mesi e di rientri. La domanda più generale è: quando si fa per esempio una domanda per la Global Fellowship, in questi 2 anni all'estero c'è un periodo massimo che io posso prevedere di ritorno in Italia per motivi di ricerca? Nel senso che se io sono dello UAV, sono architetto, mi occupo di restauro, è chiaro che io ho bisogno di ritornare a avere il contatto con l'edificio che studio, poi i dati li posso elaborare là, ma ho bisogno di questo ritorno cadenzato. Allora, nelle
Nelle global la regola sarebbe che il ricercatore resta presso quelle organizzazioni dove lui va, nella partner organization. Se giustificato potrebbe eventualmente un ritorno, ma giustificato e pertinente, non, però la regola è che lui o lei deve stare comunque full time al progetto e presso le infrastrutture del partner organization. Questa è la regola. Per la Commissione Europea non occorrono i timesheet, non sono obbligatori, ma se io vado in una partner organization in America dove l'organizzazione dice qui la regola è i timesheet, il ricercatore si deve adeguare. La regola comunque è che 12 o 24 mesi in teoria devi stare presso la partner organization, a meno che se non riesci a giustificare un qualche cosa, magari il periodo di secondment che dicevamo che deve essere speso in uno stato membro o paese associato, potresti farlo. Stay away esisteva nel settimo programma quadro, che adesso lo stay away nel settimo programma quadro era una percentuale entro il massimo del 30%, potevi andare in un'altra organizzazione, sempre giustificata, motivata e accettata dall'area. L'evoluzione dello stay away è il secondment. Grazie. Io, visto il calo glicemico che abbiamo tutti, vi invito a tornare qui alle 2:30, e dove andiamo più nello specifico sulle tecniche di scrittura del progetto e su che strumenti ci sono e ci saranno per poterlo fare al meglio. Ci saremo comunque ancora tutti, per cui anche eventuali un'altra sessione di domande, di curiosità che vi dovesse venire, vi potrete sicuramente troveremo il tempo. Grazie e a dopo.